In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. A te un qui letificat juventut e meam. Iudica me Deus e discerne causa meam de gente non santa. Abomine iniquo e doloso, erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare mere puristi, e quale tristi in cielo dum affligit me inimicus. Emitte lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt, ed adduxerunt in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventut et meam. Confitebol tibi inciter a Deus, Deus meus, quare Christis es anima mea, et quare conturbas me. Spera in Deo, quoniam aduc, confitebor illi. Salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui letificat juventut et meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo Onnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Santis Apostoli, Petro e Paolo, Omnibus Santis et Vobis Fratres, quia peccavi nimis cogitazione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Battistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Santos et Vos Fratre, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum. Misereator Tui Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Santis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Santis et Tibi Pater, via peccavi nimis cogitazione, verbo ed opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioanne Battistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Santos, e te, Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereatur vestri, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis Omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plebs tua letabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo. Oremus. Benedici te, Dominum, omnes angeli eius, potentes virtute, qui facitis verbum eius, ad audiendam vocem sermonum eius. Benedic anima mea, Domino, et omnia, quae intra me sunt nomini santo eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedicite Dominum omnes angeli eius, potentes virtute, qui facitis verbum eius, ad audiendam vocem sermonum eius. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te,
Gratia sagimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad desteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, un Santo Spirito in gloria dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Oremus. Deus, qui miro ordine angelorum ministeria, hominumque dispensas, concede propitius, ut a quibus tibi ministrantibus in cielo semper assistitur, abis in terra vita nostra muniatur, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Apocalipsis, Beati Ioannis Apostoli. In diebus illis significavit Deus, queo portet fieri cito, mittens per angelum sum, servo suo Ioanni, qui testimonium peribuit Verbo Dei, et testimonium Iesu Christi, quecunque vidit. Beatus qui legit et audit verba profetie uius, et serva tea, quae inea scripta sunt. Tempus eni prope est, Ioannes septem ecclesis, quae sunt in Asia. Gratia vobis et pax habeo qui est, et qui erat, et qui venturus est, et a septem spiritibus, qui in cospetu troni eius sunt, et a Iesu Christo, qui est estis fidelis, primogenitus mortuorum, et princeps regum terrae, qui dilexit nos, et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. In quei giorni Dio rivelò ciò che doveva accadere, comunicandolo per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale ha attestato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo in tutto quello che ha veduto. Beato chi legge e chi ascolta le parole di questa profezia e osserva le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Giovanni alle sette chiese dell'Asia. Grazia a voi e pace da colui che è, che era, che ha da venire, e dai sette spiriti che stanno dinanzi al suo trono, e da Gesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra, il quale ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue. Deo gratias. Benedicite Dominum omnes angeli eius, potentes virtute, qui facitis verbum eius. Benedic anima mea Dominum, et omni interiora mea, nomen sanctum eius. Alleluia, alleluia. Sante Michael Arcangele, defende nos in pregio, ut non pereamus in tremendo iudicio. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequientia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. In illo tempore accesserunt discipulis
In illo tempore cesserum discipuli ad Iesum dicentes, quis putas maior est in regno celorum, et advocans Iesus parvulum, statuit eum in medio eorum, et dixit, amen dico vobis, nisi conversi coelitis, et efficiamini sicut parvuli, non intrabitis in regnum celorum. Quicunque ergo humiliaverit se, sicut parvulus iste, hic est maior in regno celorum. Et qui susceperit unum parvulum talem in nomine meo, me suscipit. Qui autem scandalizaverit unum depusillis istis, qui in me credunt, expedit ei, ut suspendatur mola asinaria in collo eius, ed emergatur in profundum maris. Ve mundo a scandalis, necesse est enim, ut veniant scandala, veruntamen ve homini illi, per quem scandalum venit. Si autem manus tua vel pestu scandalizat te, accide eum et proice abste. Bonum tibe est ad vitam ingredi debilem vel claudum, quam duas manus vel duos pedes abentem mitti in ignem eternum. Et si oculus tuus scandalizat te, erue eum et proice abste. Bonum tibi est cum uno oculo in vitam intrare, quam duos oculos abente mitti in gehennam imis. Videte ne ne contemnatis unum ex ispusillis. Dico enim vobis quia angeli eorum in celis semper vident faciem patris mei qui in celis est. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo s'accostarono Gesù i suoi discepoli e gli dissero: chi è più grande nel regno dei cieli? Gesù, chiamato un pargoletto, lo pose in mezzo loro e disse: in verità vi dico, se non mutate e non divenite come pargoli, non entrerete nel regno dei cieli. Chi si farà pertanto umile come questo fanciullo, diventerà il più grande nel regno dei cieli. E chiunque accoglierà in nome mio un pargolo come questo, accoglie me. Chi poi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui gli fosse appesa al collo una macina da asino e fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo per gli scandali. Certo, è necessario che ci siano degli scandali, ma guai all'uomo per cui succede lo scandalo. Or se la tua mano o il tuo piede te li scandalo, troncalo e gettalo via da te. Meglio è per te giungere alla vita monco o zoppo che con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno. E se l'occhio tuo ti è di scandalo, cavatelo e gettalo via da te. Meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo che essere gettato con due nel fuoco dell'inferno. Guardatevi dal disprezzare uno di questi fanciulli. Vi assicuro che i loro angeli nei cieli vedono sempre il volto del Padre mio che è nei cieli. Laus tibi Christe. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli. Oggi celebriamo la festa di San Michele Arcangelo. Per la verità, nel Novus Ordo si festeggiano i tre arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, ma nel Vetus Ordo, quello che noi celebriamo, ognuno di questi ha una festa a parte. Oggi è la festa di San Michele,
che è il principe dell'esercito celeste. Ecco l'esercito degli angeli che combattono contro Satana e i suoi seguaci, contro i demoni. È una battaglia che si combatte in cielo, tra spiriti celesti. È una battaglia che in questi ultimi tempi, gli ultimi tempi, come vengono chiamati, si fa sempre più aspra e che già l'Apostolo Giovanni nell'Apocalisse aveva visto. Man mano che la guerra tra Dio e Satana diventa sempre più aspra, ecco, questa battaglia coinvolge anche noi. Perché coinvolge anche noi? Perché l'obiettivo di questa guerra siamo proprio noi, la conquista di un terreno, e questo terreno sono le nostre anime. Non potendo fare nulla contro Dio e contro il cielo, Satana si riversa tutte le sue forze, tutte le sue truppe contro le creature di Dio che siamo noi. Perciò vedete che se verso Dio, per Satana, la battaglia è certamente persa, perché non può confrontarsi contro la potenza divina, verso di noi ha molte possibilità. L'ago della bilancia per la vittoria e la sconfitta sta proprio nelle nostre coscienze. Il Signore vuole strappare quante più anime possibile all'impero delle tenebre per portarle in paradiso, ma queste vengono continuamente insidiate. Noi siamo anche siamo pieni di speranza, perché al di sopra di questo esercito celeste di cui San Michele è il principale generale, c'è la celeste condottiera, che è Maria. Maria è quella che ci ha offerto l'arma con cui combattere. Già da diversi secoli la Madonna ci suggerisce di pregare con intensità la corona del Santo Rosario. A questo proposito segnalo alcune pagine in Facebook che sono proprio dedicate alla preghiera del Rosario, e ce n'è una recentissima che si intitola Il Beato all'anno della Rupe ritrovato, mi pare che sia proprio questo il titolo. Sapete che Beato all'anno della Rupe è colui che nel Medioevo ha diffuso tantissimo la preghiera del Santo Rosario. Era un domenicano, perciò facendo tesoro della tradizione domenicana ha diffuso quanto più possibile, proprio in seguito a tante rivelazioni che aveva ricevuto, questa preghiera, che è la vera arma per questa ultima battaglia. La battaglia raggiungerà il suo apice quando apparirà l'Anticristo, colui che agisce con la potenza stessa di Satana. Non sto dicendo delle cose fuori dalle righe, perché le Sacre Scritture prevedono questo, la teologia ha riflettuto tanto su questo argomento ed è stata confortata dalle testimonianze di tanti mistici, per cui non dico cose strane. E la battaglia finale avrà come punto importante l'apparizione di questo personaggio che vuole radunare sotto di sé non soltanto le religioni, ma soprattutto la religione cattolica, ma anche i poteri di questo mondo. Se siamo abbastanza attenti alle cose che capitano, ci stiamo proprio orientando verso questo obiettivo, ma il nostro antidoto è essere alleati con San Michele Arcangelo
e soprattutto con la celeste condottiera che è Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Dominus vobiscum. Et con spirito tuo. Oremus. Benedicite omnes angeli domini, dominum, immum dicite e super exaltate eum in secula. Abbiamo saltato il credo che recitiamo adesso, in questo momento. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, Visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, per quem omnia fatta sunt, qui propter nos hominus et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis su Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad desteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum dominum et vivificante, qui ex Patre et filioque procedi, qui cum Patre et Filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen.
Orate, fratre, supplem vestum sacrificium accettabile fiat apud Deum Patrem omnipotens. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sante. Amen. Hostis testimonium. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias adamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est ecum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine sante Pater omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominaciones, tremum potestates, celi celorumque virtutes, ac beata serafim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cedi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Grazie.
nobis quo et peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepti salutaribus moniti e divina istituzione formati audemus dicere. Pater noster qui es in cedis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spirito tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem. Domine non sum dignus ut in te supplicare. Domine non sum dignus ut in te supplicare. Domine non sum dignus ut in te supplicare. Fite Deo onnipotenti, beate Marie sempre Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Giovanni Battiste, Santis Apostoli, Petro e Paolo, omnibus santis et tibi pater, via peccami nimis cogitazione, verbo ed opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo preco beata Maria sempre Virgine, beato Michaeli Arcangelo, beato Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deo nostro. Misereatur vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen.
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine, non son degno, succintere su tectum meum, se tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine, non son degno, succintere su tectum meum, se tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine, non son degno, succintere su tectum meum, se tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Benedicite omnes angeli Domini, Dominum inundicite e super exaltate eum in saecula. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Oremus. Beati arcangeli tui Michaelis, intercessione supulti, supplices te Domine deprecamur, ut quod ore prosequimur, contingamus et mente, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux omnium, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderunt. Fuit homum issus ad Deo, cui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per iver et de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium per iver et de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod potautem receperunt eum, dedi teis potestatem filios Dei fieri, isqui credunt in nomine eius, qui non est sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, set ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo, gratias. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve, a te clamamus exules filii Eve, a te sospiramus gementes et frentes in acra lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ut digne officiamur promissionibus Christi. Oremus, Deus refugium nostrum et virtus, populum a te clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, a beatis apostolis tuis Petro et Paolo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sante matris ecclesiae preces et fundimus, misericors et benignus exaudi per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sante Michael Arcangele, defende nos in prelio contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperatilli Deus supplices deprecamur. Tuque princeps militiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Iesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Iesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Mariae Immaculatae, intercede pro nobis.